Ciao a tutti! Oggi, dopo tantissimo tempo, ma veramente tantissimo, torniamo sul canale a parlare di serie televisive. Perché erano mesi che non ne guardavo una e non ne trovavo nessuna che effettivamente mi attirasse. Poi diciamo che io in generale tendo sempre a guardare tantissimi film, invece le serie TV molto centellinate. Però avevo voglia, durante il ponte dell'8 dicembre, di recuperarmi una serie televisiva veramente meritevole, anche stando appunto ai vostri consigli. E diciamo che il titolo che più è girato, più mi è stato consigliato da amici, parenti, familiari, cugini e anche voi trascini online, è stato La Regina degli Scacchi. Un tale clamore per una serie televisiva raramente l'ho vista, no? Con proprio chiunque che me la consiglia, nonostante di primo non mi attirasse particolarmente, ho deciso, ok, guardiamola, ne parlano tutti così bene, la critica ne sta parlando benissimo, sta avendo un successo spaziale, vediamo se veramente merita. Ne sarà valsa la pena? Matteo Fumagalli l'avrà apprezzata? Certo che sì, l'ho adorata, è bellissima, è una serie TV originale Netflix, credo, comunque disponibile su Netflix. È una miniserie composta da 7 episodi, dove ogni episodio dura all'incirca tra i 50 minuti e l'ora, anche abbondante, e nonostante questo, avendo ovviamente il tempo a disposizione, si riuscirebbe tranquillamente a guardarla in un'unica battuta, proprio in un battibaleno, senza battere ciglio né annoiarsi. Tanto è scritta bene, strutturata bene e soprattutto interpretata bene. È una serie TV che nasce ispirandosi da un romanzo di Walter Tevis, chiamato appunto La Regina degli Scacchi. In Italia è edito da Minimum Fax. Lo recupererò perché voglio vedere appunto se il romanzo è altrettanto appassionante. Da titolo vi lascio subito immaginare che la serie TV avrà molto a che fare con gli scacchi, gioco per il quale io ho tentato di capirci qualcosa in passato e poi tutto è fallito miseramente. Ma nonostante questo è un gioco molto affascinante. Diciamo che, vi dico subito, nonostante gli scacchi siano molto presenti all'interno della serie TV, non è la cosa preponderante, diciamo, non è quello che attrae l'attenzione, no? E non è necessario, secondo me, conoscere come funziona il gioco. Cioè, è una cosa relativa. Sicuramente gli appassionati di scacchi finiranno per volare nell'iperuranio, però anche se non ci capite molto delle dinamiche di gioco, non è un problema. Riuscite a guardarla tranquillamente e a farvi coinvolgere. Anzi, potreste veramente tirare fuori le scacchiere che avete nascosto in cantina, magari della nonna, così, e iniziare a provare a capirci qualcosa. Cosa che voglio fare anche io, voglio recuperare, voglio riprovarci a conoscere le dinamiche degli scacchi. Ma basta, sto tergiversando. Perché non è la cosa preponderante, nonostante si segua all'interno della serie TV un'infinità di partite a scacchi? Perché è una di quelle serie TV che vivono e sono interamente costruite attorno a un ritratto, a un personaggio indimenticabile. Ed è rischioso questo approccio, perché quel personaggio deve essere veramente indimenticabile. È il racconto di una vita, di un ritratto psicologico, e è il ritratto appunto di un personaggio che è meraviglioso. Cioè, io me ne sono innamorato. Elizabeth Harmon, personaggio in realtà fittizio, non è tratto da una storia vera, è basato appunto su un romanzo, anche se in Elizabeth Harmon vivono le esperienze di tanti scacchisti prodigio nel corso degli anni, interpretata da una meravigliosa Anya Taylor-Joy, attrice che io ho scoperto con questa serie TV e che mi ha fatto una splendida impressione, perché veramente veramente brava. Tra l'altro, a livello estetico mi ricordava pericolosamente Bjork da giovane, cioè uguale praticamente. Cioè, mettetene i capelli neri ed è Bjork a 20 anni, ok? Tra l'altro Bjork ha avuto anche quella pettinatura lì, il caschetto iconico rosso con i boccoli, si chiamano, comunque con le onde così, nel periodo di post, nel metà degli anni 90, ma ora sto tergiversando e fangirlando, per usare un termine giovane. Fatto sta che io ho adorato la performance di Anya Taylor-Joy, che appunto incarna questo personaggio Elizabeth Harmon, e noi seguiamo effettivamente il suo ritratto a 360 gradi.
Elizabeth Harmon è sostanzialmente una scacchista bambina prodigio. Lei, diciamo che non ha un'infanzia semplicissima, è diventata orfana tramite un incidente stradale di cui non vi svelo troppo, e viene spedita in un orfanotrofio di matrice molto religiosa, dove vigono comunque delle regole piuttosto ferree. In questo ambiente, diciamo, piuttosto chiuso, piuttosto freddo, lei riesce comunque a essere molto determinata e ambiziosa sin da subito e a stringere amicizia con un'altra ragazza piuttosto outsider come lei, Jolene, altro personaggio che io ho adorato, fichissima lei. Diciamo che Elizabeth, appunto, vive un po' la vita del collegio, di questo orfanotrofio, fino a che la sua infanzia non cambia radicalmente, quando, andando a pulire dei cancellini della lavagna nel sottoscala, nella cantina, non incontra il custode che è abituato a giocare a scacchi da solo. Da lì in poi la vita sua cambierà radicalmente, perché questo custode le insegnerà a giocare a scacchi. E il fatto che Elizabeth Harmon abbia una mente geniale, è bravissima in matematica, è bravissima a memorizzare, tutti questi elementi, inclusi la sua determinazione, la porteranno a crescere a livello di talento per gli scacchi sempre più, tanto da sbaragliare concorrenti e altri competitor molto forti. Allora, diciamo che questa è più o meno la sinossi, però c'è anche da dire che non è la classica storia di un sogno della ragazza poveretta che improvvisamente si fa un mazzo così per arrivare alle stelle. No, non è solo quello, perché in realtà la vita di Elizabeth Harmon è dominata anche da delle ombre comunque, oltre al suo passato piuttosto turbolento, anche l'uso delle dipendenze, il mondo delle dipendenze, che per lei diventa veramente difficile da contrastare. Sin da piccola, tra l'altro, dove lei inizia effettivamente a avere una dipendenza molto forte da queste pillole verdi di tranquillanti che vengono somministrate alle bambine dell'orfanotrofio, cioè assurda questa cosa, e che poi pian piano trasleranno all'interno della dipendenza dell'alcol. Ma diciamo che è un ritratto psicologico prima di tutto quello di questo film, basato su luci e ombre. Da un punto di vista superficiale, l'arco narrativo di Elizabeth Harmon è scintillante, è brillante, lei diventa una vera e propria star degli scacchi, e tra l'altro attraverso la sua determinazione, attraverso la sua forza, lei riesce, poi tra l'altro lei glaciale sempre, io l'amo, per questo molto Queen Bee, lei riesce a imporsi come maestra degli scacchi, no? In un ambiente estremamente maschilista, tant'è che quando lei inizia a raggiungere i primi successi viene sempre identificata come una speranza per gli scacchi categoria femminile, ma non conta la categoria, no? In questo senso, cioè lei è una maestra degli scacchi, punto. E quindi già l'ambiente comunque è piuttosto stretto, le va piuttosto stretto, le rema contro, tra l'altro, la giudicano già a prima vista, senza averla vista giocare, come una ragazzina saputella, e in realtà lei ha veramente talento per le cose, soprattutto perché gli scacchi, secondo me, sono una, se vogliamo, metafora, no? Comunque il grande tema all'interno della serie TV è la solitudine, comunque il fatto di trovare uno sfogo per annientare la solitudine, e anche il sentirsi incapaci di relazionarsi con gli altri, o di sentirsi fuori posto, in un certo senso. Gli scacchi diventano una metafora perché lei intreccia una delle prime relazioni forti a livello di intesa proprio con il custode, e il custode viene identificato con gli scacchi, no? E gli scacchi diventano il modo per imporsi all'interno del mondo, ma anche per creare una connessione con quel gioco, no? E quindi un fallimento viene vissuto con estrema autodistruzione, banalmente, no? Però c'è un momento in cui
diciamo, è chiave all'interno della serie TV, senza entrare troppo nel dettaglio. Vi dicevo che appunto l'ascesa di Elizabeth Harmon si accompagna anche con una discesa, no? Con un emergere delle ombre nella sua vita e soprattutto questo problema delle dipendenze che l'annientano pian piano. Ma c'è una scena chiave all'interno del film che riguarda questo dialogo che lei ha con un ragazzino russo di 13 anni. Lei ha già raggiunto l'apice del successo e adesso il problema è che deve battere i russi, perché i russi a livello scacchistico sono i pro del mondo, no? Allora lei parte da un ragazzino di 13 anni che però è un mago, cioè potrebbe da solo distruggere gli Stati Uniti praticamente a livello scacchistico. Però diciamo che lui rivela alla protagonista che il suo obiettivo è diventare campione mondiale di scacchi a 16 anni. E Elizabeth, che secondo me si rivede molto in quel ragazzino, gli dice sostanzialmente, è un po' come se lo dicesse a se stessa in realtà, no? Lei, bambina prodigio che ha soli 18 anni è già arrivata al top of the world, gli dice sì, ma ok, bellissimo, ma dopo che l'hai raggiunti a 16 anni, che hai raggiunto questo obiettivo a 16 anni, che cosa fai? Cioè, sei già arrivato in alto, no? E il bambino non capisce questo commento, e in un certo senso secondo me è proprio il riflesso della se stessa da piccola, no? Che è sempre stata proiettata verso il successo sicuro, l'ambizione, la scalata più veloce possibile, le stesse partite di Elizabeth che sono molto fulmine, molto veloci per mettere in crisi l'avversario, e invece il tallone d'Achille di Elizabeth Harmon qual è? La lentezza, appunto. Il prendere le cose con più tranquillità. Diciamo che è quasi nevrotico l'approccio che ha con gli scacchi all'inizio, no? Un'ossessione vera e propria che travalica l'amore, no? E gli scacchi, secondo me, sono proprio una metafora del fatto, una cosa che appartiene solo a me. È un rapporto effettivamente d'amore che ho con gli scacchi, ma il problema è, se gli scacchi mi portano al punto massimo che posso raggiungere mentre sono in giovane età e io sono una persona sola, fondamentalmente, e devo farmi strada in un mondo che mi tira le pietre, praticamente, come posso fare per continuare la mia vita senza autodistruggermi? È quello che imparerà nel corso della serie, dove tra l'altro la sua ascesa, la sua ambizione verrà effettivamente pian piano supportata da persone importanti che l'accompagneranno nel resto della vita. Lei riesce a intrecciare amicizie, relazioni forti veramente, e in questo la serie non è mai retorico, cioè riesce a costruire il tutto con estrema eleganza e soprattutto facendosi subito immedesimare nel personaggio femminile principale. È fantastico, e soprattutto è fantastico anche l'aspetto, diciamo, più coinvolgente, che è quello dedicato alle partite. Vi dicevo che Elizabeth Harmon ha questo approccio molto fulmineo nelle partite a scacchi che gioca, no? Lei è velocissima e mette in crisi tutti gli avversari. La serie TV esalta questo aspetto nella prima parte, nei primi episodi, tant'è che queste partite sembrano quasi dei momenti di puro thriller, no? Sei talmente angosciato, talmente coinvolto, talmente ansiato sugli esiti della partita che effettivamente si toccano delle vette di thriller. Il ritmo cambia in un momento cruciale che non vi svelo, naturalmente, perché sarebbe uno spoiler epocale, ma notate bene che a metà serie TV i ritmi si distendono, diventa una molto più lenta, però attenzione, non è un allungare il brodo, i ritmi si diluiscono proprio perché è un momento che necessita di calma, di pause, anche di lasciarsi dominare dall'oscurità prima del grande scontro con il cattivone russo per eccellenza, che è stato il suo punto fisso dall'inizio delle puntate, praticamente. A livello di ritmo è molto ben costruita, abbiamo i primi episodi fulminei, abbiamo questa pausa che arriva come un macigno fino all'ultimo episodio che vive di iconicità, praticamente. Elizabeth Harmon che da povera ragazzina un po' sciatta diventa una super fashion queen, e io la amo, tutti gli outfit che sfoggiavano lì, oh, ma che bello, così.
Lei che è super diva, fantastica, che fronteggia, butta giù un concorrente dietro l'altro, ma allo stesso tempo abbiamo vissuto anche nell'ultima puntata in cui lei è super diva, noi comunque la conosciamo anche e soprattutto attraverso la sua vulnerabilità. È un'eroina imperfetta, Elizabeth Harmon, e proprio per questo è potente, soprattutto perché non è un cliché, è un personaggio veramente autentico, tanto che vorresti fosse esistito davvero. È spaziale. Se devo nominare altri personaggi che ho adorato, Jolene sicuramente è divina, ma il mio personaggio preferito dopo Elizabeth è la madre adottiva di Elizabeth, che appunto accompagna per gran parte delle prime partite della figlia adottata Elizabeth, appunto l'accompagna, le fa da supporto, un personaggio meraviglioso, non al 100% positivo perché comunque è molto attaccata ai soldi, ha comunque anche lei delle ombre, delle dipendenze dall'alcol, però è un personaggio meraviglioso, super positivo, super pimpante, comunque un personaggio che ha anche sofferto tanto, legata a un marito che la tratta come uno straccio, che non ha minimamente rispetto per lei. Anche lei ha un talento ed è quello di suonare il piano, ma si vergogna a farlo in pubblico e in un certo senso si crea questa forte intesa tra le due donne, proprio perché secondo me Elizabeth vede nella madre adottiva un po' anche se stessa, no? Una persona sola che però vuole procedere, vuole andare avanti, vuole sbaragliare tutto, no? E che accoglie la vita con positività. Ecco, secondo me il personaggio della madre è fantastico perché poi insegna implicitamente a Elizabeth tante cose, non solo legate al suo modo di giocare, perché nonostante Elizabeth stessa definisca la madre adottiva come completamente ignorante sugli scacchi, in realtà tantissime chiavi della vittoria gliele offre proprio sua madre, semplicemente osservando le partite, ma anche le insegna molto dal punto di vista sociale. Per lei, che è sempre stata una ragazzina piuttosto allo sbando, piuttosto sola, effettivamente abbandonata, con questo fortissimo senso di abbandono, riuscirà Elizabeth a esorcizzare proprio questo mostro che ha dentro attraverso il suo fortissimo talento, soprattutto a non farsi schiacciare? Lo scoprirete guardando questa serie, che io ho adorato anche a livello estetico, registico e spaziale. Ci sono dei movimenti di macchina veramente degni di nota. Uno in particolar modo che ho adorato è verso la penultima o l'ultima puntata, non mi ricordo, è uno che mi è rimasto molto impresso ed è una scena apparentemente inutile a livello narrativo con Jolene e Elizabeth che giocano a tennis. Avete presente quelle stanze chiuse dove giochi a tennis e la pallina sbatte contro la parete, no? Ecco, è una scena in quell'ambiente lì. Loro hanno appena finito di giocare, sono sedute per terra, c'è questo carrello lentissimo che si avvicina da lontano in un momento narrativo che svela comunque vulnerabilità da parte di Elizabeth, questo carrello lentissimo che si avvicina pian piano a raso terra, tra l'altro, alle due ragazze, bellissimo, ma anche tutte le inquadrature super geometriche, movimenti di macchina fluidi, molto eleganti, top anche dal punto di vista estetico. Cioè, io ve la straconsiglio, l'ho amata molto, ma voglio sapere anche da voi. Fatemi sapere se La Regina degli Scacchi vi è piaciuta, non vi è piaciuta, che ne pensate. Io ve la consiglio comunque, vi aspetto a un prossimo video, vi mando un bacione, ciao ciao.